Zola e Jasi, quest'ultimo mette il cross, ribattuto Ekdal al volo, Montipò con i pugni. Albin Ekdal prova a spaventare il Verona con questo tiro al volo, abbastanza leggibile per Montipò, che però era coperto ed è stato bravo a non farsi sorprendere. Zoet va lungo l'olandese arrivato dal PSV, si lotta, poi Zola passa in mezzo, prova con il sinistro, Montipò si supera, è calcio d'angolo per lo Spezia, un guizzo di imbalanzola, Montipò non si fa sorprendere, sullo scivolone di Gunther ci arriva l'ex Benevento. Secondo corner della partita per lo Spezia. Va bastone in mezzo, deviazione di Ekdal, Gunther salva tutto, non è finita, arriva al sinistro di Kivior, risponde Montipò. Si fa vedere lo Spezia in questo finale protagonista, Montipò due volte nel giro di un minuto. Qui Gunther che anticipa l'avversario e poi la sventola di Kivior, Montipò tra una selva di gambe si distende e si oppone. Allora centralmente Holm in transizione, Holm vede la porta e calcia di nuovo Montipò ad evitare il pareggio. Si arrabbia poi il portiere del Verona, troppa libertà per Emil Holm, ha cercato di andare subito a colpire trovando sulla sua strada i guantoni di Montipò. Il tocco laterale da parte di Agudelo, 1-2 con Verde, mette il cross all'indietro, bastoni! Miracolo di Montipò col piedone in calcio d'angolo. Era andato a colpo sicuro Simone Bastoni, Montipò con il riflesso a salvare il Verona. Bastoni prende posizione in Zola, mette il cross Bastoni, messo fuori, poi la conclusione, grande parata di Montipò su Burabia, ha cercato di sorprendere di controbalzo il portiere, ancora una volta Montipò a tenere a galla i suoi. Grande parata di Montipò.